Buonasera amici, vi facciamo una piccola diretta perché così ci sembrava giusto fare una riflessione su quanto è accaduto la scorsa notte, ieri notte a Bardonecchia, nel paesino di confine situato sulle Alpi tra Francia e Italia, dove, come sappiamo, spesso ci sono molti immigrati clandestini che provano a attraversare il confine italo-francese per andare in Francia, lasciamoceli andare, diciamo noi, diranno in tanti, ma la cosa che così vorremmo commentare è molto banale, è molto semplice. È una riflessione che hanno fatto anche altri politici, vedete il link allegato, non siamo i soli ad averla fatta, però ci sembra una questione proprio di logica. Se vogliamo farci rispettare realmente, ovvio non si dichiara guerra ai vicini di casa, ma esiste quella famosa mossa che è una mossa diplomatica, è stata applicata in questi giorni senza motivo e senza senso nei confronti della Russia, dove abbiamo Gentiloni per obbedire all'Unione Europea, alla NATO, all'Inghilterra, ha espulso due diplomatici russi. Ebbene, ci chiediamo, ma dopo quello che è accaduto stanotte, dove non entriamo nel merito, ma entriamo proprio nel metodo, dove dei gendarmi francesi, armi in pugno, sono entrati in casa nostra, sono andati in un ufficio nostro, gestito dal comune di Bardonecchia, dato in concessione dal comune di Bardonecchia ad un'associazione. Poi che questa associazione sia un'associazione che protegge i migranti clandestini, non ci interessa. Probabilmente questi gendarmi avevano dei buoni motivi, però si fa diversamente. Si va al confine, si parla con la polizia italiana, si manda la polizia italiana. E poi eventualmente si tratta con la Francia per un eventuale arresto o meno. Tra l'altro l'arresto non è nemmeno avvenuto perché questo povero Cristo probabilmente non era un tossicodipendente come loro presumevano. Però amici cari, se vogliamo farci rispettare, se vogliamo essere una nazione con le palle, ha ragione chi, e ve lo diciamo nel link, c'è qualche politico che l'ha fatto. In questo caso diciamo bravo e vorremmo che fossero di più, che lo dicessero anche gli altri. Benissimo, Gentiloni, tiri fuori le palle e cacci simbolicamente per almeno un mese tutti i diplomatici francesi. Non ci interessa. Quando ti mettono i piedi in testa, tu devi sempre rispondere nella vita in maniera civile ed educata. Non diciamo di andare a fare la guerra in Francia, non diciamo di invadere Chamonix, però porca miseria, ma almeno l'ambasciatore di Francia calci in culo aereo a Ciampino e porta fuori le palle e tornatene a Parigi a mangiare le lumache. Non li vogliamo queste situazioni in casa nostra. E questo signor Gentiloni, che per il momento temporaneamente deve stare a Palazzo Chigi, ecco, inizia a rispettare il volere degli italiani. Gli italiani votando 5 Stelle, votando in massa la Lega, e i sondaggi dicono che aumentano ancora di più i loro voti, vogliono una nazione di nuovo sovrana che si faccia rispettare, come fece, piaccia o no, come fece Craxi con Sigonella. Quindi vogliamo sapere da voi, voi condividete questa cosa? Condividete questa ipotesi, questa idea, questa esortazione nei confronti di Gentiloni? Via da Roma i diplomatici francesi, il signor che non sappiamo come si chiama perché non ci interessa, il signor ambasciatore francese in Italia, va a Palazzo Farnese, chiude la porticina, va a Ciampino, si prende il suo cazzo di Air France e se ne torna a Parigi e te ne torni a casina, caro ambasciatore dei mistivali, perché avete fatto una figuraccia. L'abbiamo fatta anche noi, l'hanno fatta fare la nostra polizia e ha le sue responsabilità anche il ministro degli interni, perché a casa mia, in una nazione normale e civile, anche se è un governo dimissionario, il ministro degli interni si deve dimettere, perché è lui responsabile della polizia, è lui responsabile della difesa dei nostri confini. Ma porca miseria, ma ti fa entrare in casa da quattro agenti con la R moscia, pistola in pugno in casa tua a Bardonecchia. Tra l'altro località pure turistica, quindi doppia figuraccia. Ma ci dobbiamo sempre far ridere dietro come i polli da tutti. Diteci se condividete o meno, ragazzi, questa
questo ragionamento, perché ci sembra di una banalità incredibile. Cioè, in un'altra nazione normale, alle 5 del mattino, anzi, ieri sera a mezzanotte, quando è uscita la notizia, avrebbe già dovuto andare a Palazzo Chigi in ginocchio sui ceci l'ambasciatore francese a dare spiegazioni. Dopodiché non sarebbe tornato a dormire dalla sua mogliettina. Avrebbe dovuto prendere l'aereo e tornarsene a Parigi. Fuori di bar, non ti vogliamo vedere finché non chiedete scusa veramente. Perché hanno rotto le scatole queste cose. Continuiamo a lasciare che ci mettano tutti i piedi in testa. Gentiloni è veramente una persona ridicola, squallida, un omuncolo. Questa gente non capisce cosa voglia dire il concetto di sovranità. Sovranità è la base di tutto il rispetto. Una volta che io do rispetto, ma devo tenere rispetto. Una volta che gli stranieri ci rispettano, allora torniamo ad essere un popolo decente, ritorniamo a essere un popolo la cui economia potrà avere un senso, perché si parte da qui e poi ci si fa rispettare dai mercati internazionali, perché è ora di finirla anche che tutti gli speculatori vengono a guadagnare l'ira di Dio, impoverirci sempre di più. Ma tutto parte da atti come questi, e chi ha detto questa, fatto, il politico che ha fatto questa affermazione ha pienamente ragione. Trovate il link allegato a questo video se volete leggere le reazioni di tutti i politici, poi vi fate voi l'idea di chi ha avuto le palle e di chi non le ha avute. Perché è una roba vergognosa, è una roba vergognosa che noi lasciamo che la gente ci mette i piedi in testa in maniera impunita, senza nessuna conseguenza. È una roba da folli, perché sono queste piccole cose che danno la misura di quanto siano piccoli i politicanti che ci sono a Roma. Meno male che hanno perso le elezioni, ma la speranza è che da martedì Mattarella, quando ripartirà a fare le consultazioni, faccia velocemente un governo, che si mettano d'accordo, che facciano un governo senza questa gente, senza questi omuncoli, caga sotto, ma ci vuole tanto. Immaginate se fosse avvenuto al contrario. Immaginate se quattro carabinieri fossero per sbaglio entrati a Chamonix, pistola in pugno, a prendere un pregiudicato o a fare una figuraccia, perché questi non erano nemmeno un delinquente probabilmente. Quindi sì, era un immigrato clandestino, ma non era un delinquente, perché pensavano fosse uno spacciatore, erano a fargli l'esame delle urine. No, perché sai, lo spacciatore non è detto che sia anche consumatore, quindi è un altro discorso. Quindi non abbiamo nemmeno capito cosa volessero fare questi quattro gendarmi da quattro soldi, pistola in pugno a casa nostra. Ma non esiste proprio. È una roba fuori dal mondo, cari amici, è una roba da chiodi. Diteci cosa ne pensate, fateci sentire i vostri commenti, condividete questo video. Facciamo partire una campagna, porco Giuda. È fuori dal mondo, è impossibile che questa gente debba metterci i piedi in testa. È una roba vergognosa. In una nazione civile, il signor ambasciatore di Francia a quest'ora sarebbe già atterrato all'aeroporto Charles de Gaulle. Sarebbe già atterrato, porco Giuda. Noi dobbiamo ancora pensare se mandarlo via, ma a casa, via veloce come Ringo, e almeno un mese, due mesi, sei mesi senza l'ambasciatore. Tanto, amici cari, cosa cazzo ci serve l'ambasciata di Francia? Spiegatecelo. A noi non serve a nulla, quindi è un problema loro. E fateci sapere cosa ne pensate, mettete dei commenti, e leggete le dichiarazioni e diteci cosa ne pensate di quello che dicono i politici a riguardo. Buona giornata, alla prossima diretta.